facciamo lotta per il diritto alla casa. Abbiamo occupato 18 abitazioni, di cui 15 ancora in piena occupazione. Ultimamente abbiamo subito direttamente l'applicazione dell'articolo 5 del famoso decreto IPR, con il fatto che hanno tolto la residenza in due case occupate, e adesso appunto stanno iniziando anche con una terza, che è Art Club, e in definitiva stanno togliendo i diritti civili agli occupanti. A questa cosa si è agganciato subito il sindaco 5 Stelle Pizzarotti, che invece di contrastare a parole questa cosa, ha pensato bene di rincarare la dose, emanando due decreti contingibili urgenti di sgombero per il Sovescio, una casa, un palazzo occupato che è anche un centro sociale, e per l'occupazione dell'ex Cinema Russa, ovviamente di due palazzinari. I posti sono stati dichiarati inagibili con una perizia discutibilissima, perché non è vera, addirittura nel caso del Lux con una perizia da parte del proprietario. E la cosa curiosa è che è stata dichiarata inagibile perché non c'è l'impianto antincendio. Però vorrei sapere chi ha l'impianto antincendio in casa. Ovviamente tutto questo perché a Parma, come in altre città, a Parma particolarmente, devo dire, c'è una lobby speculativa a livello immobiliare incredibile, che fa capo ai vari Tegoni, ai vari Manara, ai vari Paolo Pizzarotti, che posseggono mezza città sostanzialmente. E noi ci opporremo in tutte le maniere possibili a questa cosa, sia dal punto di vista legale, soprattutto dal punto di vista politico, e primariamente con la lotta, cioè continuando con la difesa degli sfratti, continuando con le occupazioni. Ce n'è stata una anche neanche un mese fa in via Cagliari, proprietario di una banca, e questa è la nostra risposta sostanzialmente, anche perché la risposta delle istituzioni non ce l'aspettiamo. Noi imporremo le nostre risposte e abbiamo visto che abbiamo la forza per farlo.